Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Nairclub. Io sono Gela Lo so, la intro era un po' strana, però ho preso spunto da un grandissimo youtuber americano chiamato Jim Review Room che ha fatto veramente una cosa spettacolare. Io ho semplicemente abbozzato qualcosa del genere. Tra le altre cose, l'ho girato completamente con iPhone 8 perché quando ero lì a vedere quel tramonto stupendo non avevo niente con me. Ero andato da quelle parti giusto per fare un video col prodotto di cui vi voglio parlare oggi e non avevo portato con me nient'altro. E davanti a quello spettacolo veramente non ho potuto fare altro che tirare fuori il telefono e provare a creare qualcosa. Beh, insomma, dai, tutto sommato, non è male. E così mi sono fatto anche un complimento da solo. Tra le altre cose, mi ha fatto troppo ridere il fatto che state parlando tantissimo del fatto che io abbia un berretto nei video ultimamente. Allora, facciamo così: vi lascio un sondaggione qui, dovrebbe essere di qua, penso, adesso non mi ricordo da che parte, con alcune delle possibili motivazioni. Beh, scegliete voi quella che ritenete più sensata, sono molto curioso. Ma tornando a noi, oggi vi voglio parlare di una dashcam, un prodotto che sicuramente viene un po' sottovalutato, però abbiamo raggiunto veramente un'ottima qualità. Quindi cominciano ad essere interessanti. Ed eccola qui, anch'essa prodotta da Anker si chiama ROV C1 o ROAV C1 o qualcosa del genere. C'è in due versioni, questa e quella anche col GPS integrato che si chiama poi PRO. Le dashcam servono sostanzialmente a due cose. La prima è registrare mentre state guidando, così che se dovesse succedere qualcosa, un incidente o meno, voi... Potrete avere la prova filmata. La seconda cosa invece è poter registrare mentre la vostra macchina è ferma a un parcheggio, quindi se qualcuno magari vi viene addosso parcheggiando. In questo modo potrete quantomeno registrare la targa, salvarla e poi utilizzarla per la vostra assicurazione. Ora c'è un problema che è sicuramente quello della normativa italiana, che io purtroppo non conosco così approfonditamente, quindi non sono così sicuro in quali condizioni noi possiamo veramente utilizzare questa cam. Se non ricordo male, quando guidiamo è possibile utilizzarla, mentre quando siamo fermi a un parcheggio ci potrebbero essere problemi questioni di privacy a quanto pare. Ad ogni modo è meglio informarsi, però io vi voglio comunque far conoscere questo prodotto, farvi vedere di che cosa è capace e anche spiegarvi alcune delle funzionalità interessantissime di questa dashcam, ma subito dopo la sigla. Partiamo dal lato puramente di design, molto semplice, molto sottile, i materiali non sono dei migliori, devo essere sincero, però è un prodotto che non viene neanche poi trattato male. Una volta posizionato sul nostro lunotto, sul nostro vetro, sia nella parte frontale che posteriore rispetto un po' a quello che desiderate voi, non avrete più la necessità di toccarla effettivamente e di conseguenza non ci sono neanche grossi rischi. Tra le altre cose, l'adesivo che arriva insieme a questa dashcam della 3M è talmente forte che ho paura che dovrò rompere il vetro per staccarlo. Credetemi, ho provato prima a staccarlo giusto per curiosità e non sono riuscito neanche a sollevare un millimetro. But, troverò un modo magari perché neanche col calore a quanto pare si stacca. Per niente. E sebbene possa sembrare una cosa negativa, in realtà è stra positiva, perché comunque quando siamo in macchina tra buche, collisioni che possiamo avere, si potrebbe staccare. Invece è importante che stia lì, bella, solida, fissa. Dietro al nostro specchietto in modo tale che non dia nemmeno fastidio. Infatti, come avete visto un po' dalla intro, è quasi invisibile. A meno che voi non la guardiate da fuori, è difficilissimo notarla perché sta proprio dietro allo specchietto e non vi disturberà nemmeno durante la guida. L'ampio schermino posteriore serve a voi, innanzitutto, per poterla posizionare in modo corretto, visto che comunque la lente può essere ruotata. E come seconda cosa, accedere a quello che è il menu vero e proprio delle impostazioni di questa camera. E qui, ad esempio, possiamo impostare la qualità, la risoluzione delle nostre immagini a 720p fino a 60fps o 1080 fino a 30 fps. Possiamo poi andare a definire anche quanti minuti di registrazione fare di volta in volta e vi ricordo fin da subito che la registrazione parte una volta che noi mettiamo in moto l'auto se ovviamente abbiamo collegato il cavo di alimentazione che è un semplicissimo cavo micro USB. Non vi preoccupate perché ne trovate uno veramente lunghissimo in dotazione nella scatola, quindi potete usare quello e farlo anche sparire passando magari in tutte le fessure disponibili della vostra macchina. Possiamo comunque fare registrazione da 1, 3, 5 e 10 minuti. Insomma, abbiamo veramente la possibilità di fare quello che vogliamo. Io consiglio tre minuti, non di più e non di meno, anche perché tre minuti è proprio quella quantità necessaria. In modo tale da andare a sfruttare al meglio lo spazio che abbiamo sulla micro SD che dovremo comunque inserire all'interno della camera perché vi dico questo? Perché una volta che la memoria sarà piena, automaticamente la camera cancellerà il video più vecchio. E se doveste avere video solo da 10 minuti, potreste cancellare inavvertitamente parti molto ma molto importanti. Di conseguenza, vi consiglio 3 minuti. Abbiamo poi la funzione di sensibilità e possiamo settarla su 4 parametri differenti, da una sensibilità molto bassa ad una veramente, veramente alta. E questa modalità serve quando andremo a impostare. Il monitor di parcheggio, ovvero quando la nostra camera rimarrà installata all'interno della macchina, spenta fino a che magari qualcuno, inavvertitamente o volontariamente, Toccherà la vostra auto. Questo è un ottimo sistema innanzitutto per risparmiare la batteria di questa camera, quindi non sarà necessario collegarla a un power bank o qualsiasi altra forma di energia. Dal momento in cui una macchina vi viene addosso facendo magari una retromarcia in parcheggio, al momento in cui la registrazione partirà, passeranno veramente pochi millesimi di secondo. Quindi avrete tutto il tempo per poter memorizzare la targa del guidatore. Abbiamo poi tante altre funzioni, ma sono secondarie, quindi non ve le faccio vedere in questo momento, tranne quella più importante, secondo me, più che altro più comoda, ovvero la possibilità di attivare la wireless di questa piccola camera. In modo tale da collegare direttamente al vostro telefono e sfruttare l'applicazione che trovate sui vari store. Grazie all'applicazione possiamo guardare tutti i video appena realizzati, scegliere quelli che più ci interessano e poi così condividerli con chi vogliamo, sia tramite i social, oppure email, oppure semplicemente salvandoli sul vostro telefono. Ok, vi ho fatto una panoramica più o meno di quelle che sono le funzionalità principali, ma diciamolo, la cosa fondamentale è come registra questa camera, perché senza delle immagini belle e nitide, le prove video servono praticamente a nulla. Quindi è fondamentale che queste piccole camere siano in grado di registrare con ottima qualità. Sono salito su al Monte Morello vicino a Sesto Fiorentino, praticamente a 10-15 minuti da Firenze e ho sfruttato la sera proprio per riuscire a vedere un... tutte le situazioni di luce possibili a partire dal tramonto quindi ancora una luce bella intensa fino a arrivare alla notte come potete vedere la qualità soprattutto durante il giorno è qualcosa di incredibilmente eccezionale via software hanno sicuramente intensificato il dettaglio lo si può notare io non ho fatto modifiche di alcun tipo quello che voi vedete è quello che effettivamente la camera ha registrato i colori sono molto intensi un po come tutte le action cam del momento ma serve sostanzialmente per rendere l'immagine un po più carina è sicuramente un vezzo per quanto riguarda una camera di questo tipo che deve semplicemente registrare quello che sta accadendo. Le strade che ho fatto erano stradine di montagna quindi molto strette e piene di buche. E come vedete, sebbene non abbia una stabilizzazione fisica dell'obiettivo, beh, l'immagine è assolutamente perfetta, nitida, non subisce alcun tipo di vibrazione. Per quanto riguarda l'esposizione, viene autoadattata rispetto all'intensità della luce, subisce un po' forse le luci molto ma molto intense. Infatti, quando sono arrivato sulla cima di Monte Morello mi sono trovato davanti a un bellissimo tramonto, ma l'immagine era leggermente bruciata. Le cose cominciano a complicarsi un po' quando la luce cala, ma questo succede un po' con tutte le action cam. E sinceramente non mi sarei mai aspettato nulla di diverso da una camera di questo tipo. Devo dire comunque che sono rimasto ben impressionato. Infatti, come potete vedere, l'immagine sgrana un pochino quindi perde un po' di dettaglio si crea del rumore quello che succede praticamente con ogni camera compreso anche i nostri telefoni però il dettaglio rimane perché poi vi ricordo anche che noi abbiamo comunque dei fari e questo aiuta moltissimo anche per individuare al meglio le targhe di chi ci sta davanti l'autoesposizione anche in questo caso fa un lavoro eccezionale soffre come sempre come abbiamo visto prima un po' per le luci intense ma riesce ad adeguarsi anche meglio che durante il giorno sinceramente non mi sento neanche di dire che questi siano dei difetti perché questa camera non è nata per registrare dei video di qualità da portare ad esempio qui su YouTube però credetemi media di alcune action cam cinesi sotto gli 80 euro quindi potete fare comunque qualcosa di interessante magari se amate viaggiare l'attaccate al vostro cruscotto fate qualche registrazione da mettere anche in una composizione magari con un po di editing spinto si riesce a avere anche qualcosa di qualità purtroppo io non ho con me la versione gps quindi non ho potuto provare questa funzionalità che sembra essere molto interessante ad ogni modo in descrizione vi lascio comunque il link a tutte e due le soluzioni decidete voi un po' cosa vi interessa di più. Giusto per riassumere al volo, perché magari l'ho detto abbastanza velocemente prima, questa camera inizia a registrare una volta collegata alla corrente, alla vostra batteria e trovate nella scatola anche un adattatore per l'accendisigari qualora la vostra macchina non avesse già una porta USB. Potete farla partire anche senza aver attaccato nessun cavo, basterà utilizzare il tasto di accensione che trovate sul lato. Mentre quando la macchina sarà ferma e non verrà alimentata da nessun tipo di corrente, partirà solo ed esclusivamente quando qualcuno toccherà la vostra macchina. Devo essere sincero, ragazzi... Sono molto contento di questa camera. All'inizio non ero neanche così convinto di volerla provare. Sono prodotti molto particolari, non per tutti forse. Però devo ricredermi. Qualità eccezionale, dettaglio stupendo, può realmente essere molto utile, soprattutto nei parcheggi almeno per verificare cosa stia succedendo, cosa possa essere successo alla vostra povera macchina. Detto questo, cosa ne pensate? Avete dei dubbi, qualche domanda da fare? Beh, lasciatemi un commento qui sotto, tenterò di rispondervi come sempre nel più breve tempo possibile. Come sempre, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!